Buonasera, buonasera italiani, buonasera alla nazione, tutti gli italiani concittadini, siamo una nazione stupenda, siamo ammirati da tutto il mondo, abbiamo combattuto fianco a fianco mesi addietro durante l'emergenza della pandemia del coronavirus, il Covid-19 a inizio 2020. Nonostante tutto, noi siamo sempre convinti che l'Italia, come abbiamo reagito allora, potremo anche reagire in futuro. L'Italia è una nazione che è ammirata dal mondo, ci ammirano la nostra terra, le città d'arte come Roma, Firenze, Venezia, Pisa, Genova, Milano, le regioni adorabili e stupende come la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, l'Umbria, la gastronomia è ovviamente in tutto il mondo riconosciuta, come anche l'arte, i prodotti come la pizza, la Monna Lisa, il Canal Grande, la Torre di Pisa, e lo Stretto di Messina, ce lo invidiano tutti. Noi in Italia siamo il fiore all'occhiello del mondo, ogni anno milioni e milioni di turisti vengono a visitare l'Italia, e certo che in questo anno che non sono entrati in molti, appunto il problema del coronavirus ci ha un po' limitati. Ora l'emergenza era finita a fine luglio, oggi che siamo inizio novembre, spiace riportare quello che comunque vedo che è trapelato sui giornali, i giornali che riportano la notizia di una possibile epidemia in Africa. In effetti questa epidemia in Africa è vera, è fondata, ce l'hanno confermato alcuni immigrati che sono arrivati dall'Africa, sono sbarcati in Italia e hanno confermato che in Africa, in Senegal, l'epidemia è certa, è concreta, è una cosa reale e di un certo spessore, di una certa importanza che potrebbe essere simile a quella che è stata l'epidemia in Cina a fine 2019. Loro dicono che qualche piccolo caso era già presente a fine settembre, poi a inizio ottobre i nostri scienziati esperti si sono informati, hanno mandato un'email, delle telefonate hanno fatto giù in Senegal per capire se questa cosa era reale, e purtroppo italiani, questa epidemia in Africa, in Senegal, è reale, laggiù realmente ci hanno affermato positivamente che sono quasi tutti positivi laggiù di un nuovo virus, un nuovo ceppo, ceppo che purtroppo si è sviluppato molto velocemente e si sta diffondendo senza controllo. Noi in Italia comunque, da quando abbiamo capito questo, abbiamo subito fatto dei controlli, abbiamo chiuso gli aeroporti, chiuso anche i porti, vietato l'arrivo di barche dall'Africa e abbiamo sempre predisposto agli aeroporti e ai porti delle persone che controllassero gli arrivi con delle pistoline che controllano la temperatura. È stato fatto un upgrade che consente queste pistoline anche di velocizzare il tutto, misura la temperatura e poi fa anche uno scanner della persona batteriologica e
Pollice alto significa che la persona è ok, pollice basso non è ok, poi Covid-19 bis, che è il nome del nuovo virus, vuol dire che la persona è infetta dal coronavirus, Covid-19 bis. Al momento è in fase di sperimentazione questa pistolina, perché sembra che non funzioni molto, dà sempre solo pollice alto, like, 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 come su Facebook, e le persone entrano, però è stato riportato un nostro ospite, un immigrato che è affetto da questo corona Covid-19 bis. Noi però, gli scienziati si sono subito attivati a fare, diciamo, una selezione e a chiudere il più possibile ogni spiraglio per far entrare in Italia il virus. Abbiamo imparato dalla scorsa volta, questa volta siamo pronti, dovete stare tranquilli, non c'è nessun problema. Il virus non arriverà in Italia, così mi hanno detto gli scienziati, gli esperti. Io faccio affidamento su quello che mi dicono gli scienziati e gli esperti, la Task Force. La Task Force. Però purtroppo ci sono sviluppi che uno non può immaginare. È successo che alcuni immigrati dall'Africa sono arrivati coi barconi fino a Malta, hanno pernottato a Malta, poi sono ripartiti col barcone e sono arrivati a Lampedusa. A Lampedusa, alla domanda da dove venite, da Malta, ovviamente sono stati fatti entrare tranquillamente, senza nessun problema, non c'è problema. Tra parentesi, Malta manda le fatture all'Italia dei soggiorni, dei pernottamenti di questi migrati giorno per giorno, per farci capire che comunque sia le spese le dobbiamo pagare noi, Europa, Italia, perché poi sono nostri gli ospiti, vengono in Italia e sono nostri. Comunque, come voi sapete, 2 giorni fa, il 31 ottobre, purtroppo abbiamo deciso di nuovo, un'altra volta, di difendere il popolo italiano e abbiamo dichiarato un'altra emergenza nazionale per il rischio epidemiologico da Covid-19 bis per altri 6 mesi di emergenza. Quindi, a oggi che siamo al 1º novembre, andremo e l'abbiamo dichiarata il 31 ottobre, vuol dire che andremo a 31 aprile. Questo significa, in poche parole, capirete tutti che Natale con chi vuoi, con i tuoi. Scusate, Natale con i tuoi, Capodanno di nuovo con i tuoi, Pasqua ancora con i tuoi. Ah, è vero, c'è San Valentino in mezzo. San Valentino potete farlo sempre con i vostri oppure con i congiunti. Però congiunti si potrebbe intendere degli affetti stabili. Degli affetti stabili che però non siano affetti dal virus, degli affetti stabili non affetti dal virus. Quindi è chiaro che non affezionarsi troppo agli affetti, perché poi se sono affetti dal virus bisogna aspettare la disinfezione per poi riaffezionarsi di nuovo. Chiarissimo, vero? Ok. Comunque, ovviamente, da domani ci sarà un nuovo DPCM bis. Bis perché è stato anche quello fatto un upgrade come le pistoline. Oltre bis perché oltre che uscire in formato cartaceo, questo DPCM ve lo manderemo direttamente nelle vostre email, nei vostri cellulari sotto forma di Messenger, WhatsApp. E anche all'email degli alberghi dove voi pernottate, noi intanto sappiamo dove siete, del resto l'app che
avete scaricato tutti, ci dice esattamente dove siete, quando siete, quanto ci state. Quindi se andate a comprare il pane, noi il DPCM lo mandiamo al panificio, che in tempo reale lo fa comparire su uno schermo dentro al panificio e vi informa in tempo reale su quello che è il DPCM. Ovviamente, per chi non sapesse leggere bene, c'è anche un file, diciamo, video, dove la persona spiega cosa si può fare e cosa non si può fare. Il video dura tipo 13 giorni, però spiega dettagliatamente tutto. Invece il file scritto, il PDF, se uno ha una buona lettura può leggerlo anche in 2 o 3 ore. E forse capirlo tutto, forse con l'aiuto di un commercialista, un avvocato e uno psicologo. Comunque, noi comunque dal 2 novembre chiudiamo tutto, tutto di nuovo per contenere il contagio del Covid-19 bis, chiudiamo tutto. Abbiamo già predisposto ogni chiusura. Le autostrade questa volta le chiudiamo. Una persona anche per lavoro, se entra in autostrada non potrà più uscire, vivrà dentro l'autogrill, che quelli rimangono sempre aperti, i bar negli autogrill, anche magari gli alberghi, quelli un po' motel negli autogrill, stile America, no? Uno viaggia in strada, si ferma a dormire con l'affetto stabile e va nel motel. Però non uscirete più. Se entrate in autostrada, vivrete in autostrada. Non uscirete fino al prossimo decreto che lo consentirà. Questo è quanto. Comunque, quest'anno, ricordatevi, con il nuovo Covid-19 bis, il DPCM non consente l'arrivo dell'inverno. Ci dispiace, siamo al 1° novembre, oggi il DPCM che sarà valido da domani, 2 novembre, che è appunto la ricorrenza dei morti, ci ricorda che quando arriverà fine dicembre, l'inverno starà fuori, non entrerà in Italia. Noi andremo avanti con l'autunno a inoltranza fino a fine dell'emergenza, fino al 31 aprile 2021. Purtroppo anche per i bambini c'è una brutta notizia: non è concesso neanche l'arrivo di Babbo Natale. Ci dispiace, io ho a cuore, ho affetto i bambini, le bambine, ma non. Quest'anno non è sicuro far entrare Babbo Natale neanche nel giardino a lasciare niente, anche perché Babbo Natale quest'anno non ha nulla. Spiace dirlo, spiace informare anche i più piccini, ma forse i genitori vi avranno detto qualcosa fra le righe. Babbo Natale l'anno scorso era fallito, non ce l'ha fatta con la sua azienda. Ha dovuto mandare a casa tutti gli elfi, li ha licenziati, li ha mandati a casa, ognuno nello suo stato. Gli elfi sono arrivati a casa ormai da mesi e, tra parentesi, poveri elfi non hanno ancora ricevuto stipendi, niente, neanche cassa integrazione, quella precedente, non hanno ricevuto niente, un euro, un soldo, niente. Ogni tanto gli elfi si accontentano di poco, ricevono delle caramelline, dei cioccolatini che noi regaliamo generosamente come se fosse Halloween. Le lanciamo in aria e vediamo chi le prende, chi non le prende, non le prende. Purtroppo a Babbo Natale, siccome gli andava un pochettino male l'attività, gli hanno anche requisito le renne. Non ha più una renna che sia una renna, quindi non può neanche svolazzare nel cielo con la sua slitta. La può al massimo cercare la slitta, se riesce a sollevarla perché è grossa, pesante, di lanciarla lui stesso nel cielo a vedere se vola da sola, ma non vola, poi cade giù. Si
si è rotta, tra parentesi, in questo tentativo la slitta si è rotta, ma fa nulla, la slitta si è rotta, intanto l'avrebbe rotta comunque Babbo Natale, perché l'anno scorso, a fine inverno, Babbo Natale, quando ha avuto dei problemi, non è riuscito più a pagare il gas, non si è più potuto riscaldare Babbo Natale, di conseguenza gli hanno chiuso il gas. Lui, poverino, per riscaldarsi ha incominciato a bruciare quello che aveva. Ha iniziato con i mobili, poi a malincuore ha bruciato anche gli ultimi regalini rimasti intagliati dagli elfi, regalini di legno, l'ha buttati dentro la stufa, dentro il caminetto, bruciavano, l'ha riscaldato per un po', sono andati avanti per settimane. Ha resistito per settimane, poi il freddo continuava, al Polo Nord sapete fa freddo, bambini, lui è uscito a cercare degli alberi, a tagliare della legna, lui era lì che tagliava dei piccoli ramettini per buttarli, poi portarli a casa, buttarli nel caminetto, ma non ce l'ha fatta, gliel'hanno impedito la guardia forestale. È arrivata, gli ha chiesto cosa fa qui Babbo Natale, ce l'ha l'autocertificazione. Babbo Natale, incredulo, non era ben informato, gli ha chiesto quale autocertificazione per portare i regali nelle case dei bambini. No, l'autocertificazione per uscire di casa. No, io sono uscito per tagliare dei rametti per riscaldarmi. La guardia forestale si sono un po' guardati, poi hanno detto no, questa non è una necessità che lo consente il decreto mondiale, e quindi lo hanno multato e lo hanno mandato a casa. Cosa c'è di buono? Che la multa di 6 pagine in triplice copia, la bruciandola quella multa gli ha fatto un pochettino caldo per mezza giornata, poi per fortuna è arrivato un po' più caldo e Babbo Natale ha resistito anche l'estate. Ora, purtroppo che è arrivato, di nuovo sta arrivando al Polo Nord il freddo, Babbo Natale ha incominciato a rompere la slitta e la sta bruciando. Del resto non gli rimane più niente da bruciare, non può uscire di casa, non può andare a tagliare la legna, del resto brucia la slitta, chissà quanto lo riscalderà. Comunque noi, il governo, lo Stato italiano vi vuole bene. Noi vi abbiamo sempre voluto bene, ve lo abbiamo sempre dimostrato in ogni maniera, vi siamo venuti incontro con ogni mezzo. Voi siete vivi perché noi ve lo concediamo. Quindi noi che vi vogliamo bene, italiani, vi concediamo questo regalone. Ora che purtroppo è arrivato ancora un'altra epidemia in Italia, nel Senegal, tramite i barconi che si sono fermati a Malta e poi sono arrivati a Lampedusa, vi concediamo una mascherina gratis ogni 10 acquistate. Ogni 10 mascherina una ve la regaliamo noi. Siamo, non so, o non siamo una nazione di cuore, siamo proprio un governo che vi vuole bene. Del resto, italiani, lo sapete che noi abbiamo resistito a tutto e resisteremo anche a questo. Stiamo cercando di rifare un altro decreto Salva Italia bis, dove salveremo l'Italia bis, perché l'altra Italia in parte forse non l'abbiamo salvata del tutto. Noi ci abbiamo provato, però facciamo quello che riusciamo a fare. Non è colpa nostra, nessuno è perfetto. La perfezione non è di questo mondo, neanche fuori dal mondo. Sono cose fuori dal mondo quelle che diciamo, però attenzione, signori, signore, bambini, bambine, termino con una cosa che viene dal cuore. Io veramente a questo punto mi concedo dando
un saluto a tutta l'Italia e dicendovi buonanotte italiani e sogni d'oro, d'oro. Sognate, fate dei bei sogni, ricordate quello che vi ho detto e fate dei bei sogni. Per questa sera è tutto, ci rivediamo presto, che intanto voi lo sapete che io sono vicino a voi e sono con voi e vi aiuteremo sempre, in ogni maniera. Anche piccola, potrebbe sembrare anche un aiuto insignificante, potrebbe anche sembrare che in realtà non vi stiamo aiutando, ma no. Noi vi aiutiamo sempre. L'aiuto c'è, ma non si vede. L'aiuto c'è, ma non si sente. Però l'aiuto c'è. Basta avere fiducia e fede. Fiducia e fede. Come dice appunto il pontefice giù a Roma, fiducia e fede. Bisogna avere fede, figlioli. Abbiate fede e la malattia, il virus sparirà. Buonasera a tutti, un abbraccio.